Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo della Sacrestia Antica con l'epistolario numero 3, che è il volume che raccoglie gli scritti di Padre Pio indirizzati ai suoi figli spirituali. E qui lui scrive ad Anita Rodote, scrive da Pietrelcina, lui era a Pietrelcina perché, come ben sappiamo, questa malattia strana lo costringeva a stare a casa. Quando vi sentite oppressa dalla tentazione, scrive Padre Pio ad Anita, il mezzo per costringere Dio a venire in nostro aiuto è l'umiltà dello spirito, la contrizione del cuore, la preghiera confidente. A questa dimostrazione è impossibile che Dio non faccia buon viso, che non ceda, che non si arrenda, che non venga in nostro aiuto. La potenza di Dio, cara Anita, è vero, di tutto trionfa, ma l'umile e dolente preghiera trionfa di Dio stesso. Ne arresta il braccio, ne spegne il fulmine, lo disarma, lo vince, lo placa e se lo rende quasi, sarei per dire, dipendente ed amico. Il santo re Davide aveva già detto che l'uomo non ha speranza di aiuto in Dio solo, ma che questo aiuto divino è collocato infinitamente in alto. Sicché l'uomo, per quanto si alzi e distenda la mano, non può giungere ad afferrarlo, ma facciamoci animo, Anita, diamo uno sguardo al divino maestro che prega nell'orto e scopriremo che la vera scala che unisce la terra al cielo, noi vi scorgeremo che l'umiltà, la contrizione, la preghiera fanno scomparire questa distanza che passa tra l'uomo e Dio e fanno sì che Dio discende insino all'uomo e che l'uomo si innalzi sino a Dio, sicché si finisce con l'intendersi, con l'amarsi, col possedersi.